in my room. She feel my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Come tutti ben sappiamo, la stagione 2, capitolo 2 di Fortnite sta per giungere al termine e ovviamente tutti conosciamo benissimo il pass battaglia che abbiamo in questa season, che appunto è questo di qua. E come voi potete ben capire dal titolo, c'è stato qualcuno che è riuscito praticamente a riprodurre, a fare una sorta di fan made del nuovo pass battaglia che vi andrò a far vedere in questo video. Ma prima di cominciare con tutto il video, salve a tutti ragazzi e bentornati di nuovo qui sul mio canale. Io sono Diegic e oggi, per come potete vedere dal titolo, vi farò vedere diciamo una sorta di concept art del nuovissimo pass battaglia di Fortnite. Ma prima di cominciare con tutto il video, io vi invito soprattutto ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e siete nuovi, ovviamente attivando la campanella delle notifiche. E in più vi ricordo che mi trovate praticamente ogni sera in live a partire dalle 21:30 o dalle 22 fino allo shop, o forse un po' prima, dipende comunque da quello che mi viene in mente di fare. Detto questo, vi invito anche a supportarmi come creatore nel negozio oggetti, che dobbiamo tornare a 350, anzi dobbiamo arrivare a 350 supportatori, altrimenti non ci sarà mai quel famosissimo contest per i 350 supportatori. Codice creatore che dovete utilizzare se volete appunto partecipare a questo contest: DiegicYT, non dimenticatelo, e fate degli screen e mandatemi su Instagram praticamente quando che fate il tutto. Detto questo, io direi di intanto farci un piccolo giretto per quanto riguarda il nostro season pass della stagione 2 di Fortnite, come possiamo vedere qua, che andrà a scadere il 4 giugno. Quindi tutto ciò che vedremo qua, per chi non ha ancora il pass, durerà fino al 4 giugno, forse qualche giorno prima, e non si potrà più shoppare il pass battaglia. Come possiamo vedere, abbiamo praticamente tutto questo di qua: sfondi, skin, 1500 V-Bucks e quant'altro. Però una cosa che vi voglio fare notare prima di farvi vedere diciamo quel concept art del pass battaglia della stagione 3, notiamo che già qui ci sono delle piccole modifiche per quanto riguarda la lobby del pass battaglia. Quindi a breve vedremo un tubo che scenderà anche da qui, altri tubi che passeranno da qua, e ci saranno anche molte altre modifiche per quanto riguarda alcune lobby di gioco. E per come possiamo vedere, praticamente ci sono un sacco di inviti che mi arrivano. Non dovete invitarmi, sapete già voi che non dovete invitarmi. Dicevo, per come potete vedere, ci sono un sacco di modifiche che andranno a essere fatte dentro a questa lobby. Vi farò vedere appunto delle immagini, che ovviamente vi invito ad entrare anche nel canale Telegram di Fortnite Leak Italia, che trovate in descrizione, ovviamente, che non va a mancare mai. Ma adesso andiamo a vedere praticamente quello che è il concept art del pass battaglia della stagione 3, capitolo 2 di Fortnite. Ecco qui diciamo la prima parte per quanto riguarda appunto questo pass battaglia. E per come possiamo ben vedere, la prima skin che ci fanno vedere è l'ingegnere, engineer, il meccanico, da quanto ho potuto capire, che andrà praticamente a chiamarsi così. Sarà praticamente questa qui la prima skin, secondo il concept artist, di questo pass battaglia. Lo sfondo sarà praticamente tutto in acqua, con dei pesci, delle barche, delle cose, che sarà praticamente la lobby di gioco praticamente, cioè la lobby del pass battaglia. La skin è, a parte che è fatta benissimo, non mi ricordo però di quale gioco fa parte, però è bella anche questa. Poi a livello 2, per come possiamo vedere, c'è lo zainetto con la scatoletta delle munizioni, poi vabbè i V-Bucks, poi la canzone, vabbè il disco musicale, e un sacco di cose. Cioè guardate, il piccone di ingegnere, del meccanico, è fatto anche questo bene, è fatto anche questo qui benissimo. Beh, scatoletta delle munizioni ci vorrebbe anche stare. Praticamente questo ragazzo di qui, appunto il canale si chiama Trimix, vi metterò il link in descrizione, è riuscito a realizzare da solo circa in uno, forse due settimane, tutto questo concept tra schermate di caricamento, zainetti, skin e quant'altro per quanto riguarda diciamo il suo concept per la stagione 3. Questa è una delle mod con la tipa che porta diciamo il coso, come si chiama? Vabbè, il carrello, questo carrellino con la monoruota, non ricordo com'è che si chiama, che è comunque fatto direi a dir poco bene, cioè molto molto diciamo fedele allo stile di Fortnite, per come si può ben vedere. Poi andrà la copertura, una skin, eccolo qua. Poi andremo a vedere questa skin di qua, che sembra tipo una sorta di bananita modificata, però vabbè. Queste qua sono le coperture, vabbè, i V-Bucks, le moto del gattino, una copertura che si chiama PewDiePie, cosa? Ma la copertura di PewDiePie, e vabbè i picconi di Miascolo Robot, va bene. Ma che cosa? L'emote per Miascolo, va bene. La sblocchi prima, ovviamente. M100, ok, va bene. Ci sta tantissimo. Vediamo poi avanti che cosa c'è. Freestyle, ma un microfono, vabbè, il classico coso, vabbè, V-Bucks. Sogni cattivi, un lama, uno sfondo con tutta la vecchia cosa. Rap Battle, ma nuvole di arcobaleni. Questa copertura nuvole arcobaleni, va benissimo. Season 3, questa qui è un emote floating,
quando il salvagente, ovviamente ci sta, visto che dicono che sarà tutta in acqua questa season, ok? Per poi non parlare della skin, quella dopo, come si andrà a chiamare? Perché ha un salvagente quel pull float, ma è fatta bene la skin, però sto salvagente non ci sta per niente, non mi piace. Voglio vedere qualcosa di più succoso, cioè non mi basta questo. Il cavaliere rosso, ci sono molti concept che dicono che molto probabilmente ci sarà un cavaliere, non un cavaliere nero femmina. Ok, qua c'è il livello 33, 34, 35. La copertura, questa qui è bella, questa qui è bella, ci starebbe tantissimo. Poi vende il piccone, non può mancare, però è bello, cioè raga, ha fatto bene, non c'è niente da dire, ha fatto benissimo. Night Pack, questo qui è figo, e questo è il cavaliere nero femmina. Raga, è fantastico, è fatto benissimo. Cioè il concept per questa skin è fatto molto bene rispetto a qualche altro che avevo già visto. La sirenetta, ma vabbè, Aquaman, vabbè, logo di Aquaman, che poi perché non capisco il concept a 50 livelli, ci potrebbe anche stare, cioè andarne a fare 100 è impossibile. Mia una sirenetta, tipo, non un problema, una sirenetta, però va bene, ci può anche stare. Per poi, ovviamente, passando avanti, il tridente, uno sfondo marino, come quello che abbiamo, come quello che si vede lì praticamente, cioè lo sfondo della lobby è questo, cioè nulla di particolare, però è fatto bene, raga, è fatto benissimo. Atlantis, cioè Atlantide, copertura di Aquaman, ovviamente un po' a mancare, DC Rarity, mamma mia, il tridente di Aquaman, quello non l'avevamo già visto da caso, e la skin di Aquaman come skin finale di questo pass battaglia, che è fatta bene rispetto a alcune skin che ho visto come concept. Questa è una delle migliori che ho mai potuto vedere praticamente. Poi questa qui è la lobby del pass battaglia per poi come concept, che raga è fatto benissimo, non c'è niente da dire, è una cosa fatta veramente veramente bene. Questa è la cosa che ci fa vedere qui, il visitatore pesce secco, ma dai, è figo anche questo, ci potrebbe anche stare, però da quanto si sente dire ci sarà anche una sorta di lobby per quanto riguarda anche gli ombrellini delta plane, non lo so, vabbè, i preset non è che siano poi così tanto importanti, vedete, perché le skin già le abbiamo viste e quindi niente, i preset la cosa, vabbè, non ci interessano perché già abbiamo visto le skin direttamente lì nel pass battaglia, non penso che andare a vedere un armadietto di skin che molto probabilmente nemmeno saranno quelle, oppure se saranno quelle saranno aggiunte più avanti della Epic, perché le prenderanno, pagheranno il tizio che le ha fatte ovviamente e poi andranno a inserire in gioco. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia intrattenuto fino a questo punto del video, se così fosse commentate qua sotto con scritto season 3 in modo tale da farmi capire che avete visto il video fino alla fine. Detto questo, io vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, se arrivati alla fine di questo video, attivando ovviamente la campanella delle notifiche. In più vi invito anche a supportarmi nel negozio oggetti col mio codice creatore, che appunto è sempre lo stesso, non cambierà mai, ovvero 10YT, oramai da 2 anni circa che è sempre lo stesso. Che c'è da dire? Io direi che per questo video è tutto e noi ci rivediamo qui come sempre con un prossimo video. In my room, she feel my mind the way I did. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm home. I see some things that you.